Se siete alla ricerca di una meta alternativa, allora il Senegal è la vostra prossima destinazione. Terra di colori intensi e di sorrisi, d'accoglienza ed emozioni, porta d'Africa. Benvenuti nella terra della teranga. Benvenuti in Senegal. Bienvenue au Sénégal, teranga, teranga. Una terra che incanta e ti cattura il cuore. In un caleidoscopio di ambienti naturali, si passa dalle fitte foreste della Casamance a sud al deserto di San Louis al nord e nel mezzo foreste di baobab ultracentenari ad accompagnarci durante il viaggio che ci porterà alla scoperta degli oltre 700 km di costa. Ci troviamo in Africa occidentale e il Senegal è meglio conosciuto per la sua forma geografica a testa di leone. Dopo essere atterrati a Dakar con un volo Meridiana e aver conosciuto Sole, la nostra instancabile guida che ci condurrà alla scoperta della sua meravigliosa terra. Benvenuti in Senegal, paese dell'ospitalità teranga. Ci dirigiamo verso San Louis, ex capitale, che dal 2000 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità. Che ha saputo conservare le vecchie case di epoca coloniale. Molti di questi edifici oggi si stanno trasformando in hotel per accogliere i sempre più numerosi turisti che decidono di visitare quest'isola. Sì, perché San Louis è anche un'isola collegata alla terraferma da un ponte tutto in ferro progettato da Gustave Eiffel. Oggi lo si può ammirare completamente ristrutturato, lungo ben 506 metri e con una parte centrale in grado di ruotare per far passare le navi sul fiume Senegal. Attraversato il ponte si cambia mezzo di trasporto. Saliamo su un calesse che ci condurrà alla scoperta dell'isola. Questo è sicuramente il mezzo migliore per visitarla, in quanto si riesce a vivere più da vicino con la popolazione, con i loro sguardi, con i loro colori, con la loro quotidianità, che qui si traduce nel mercato del pesce. Un mercato affollatissimo, dove migliaia di persone sono ammassate e lavorano costantemente per scaricare il pesce destinato alla vendita o all'essiccamento. Qui l'odore è veramente forte. Il mercato del pesce non si può raccontare, ma si deve vivere in prima persona. Sempre a bordo del calesse passiamo nel villaggio dei pescatori, dove i tanti bambini festanti ci salutano. Da San Louis ci dirigiamo verso la foce della laguna di Barberie, dove siamo ospiti di un eco lodge. Le stanze sono tutte realizzate in legno con una vista favolosa sulla laguna. Da qui in piroga raggiungiamo l'isola protetta, dove nidificano moltissime specie di uccelli e dove ovviamente è vietato scendere. Ma noi ci accontentiamo di spiare da lontano questi splendidi esemplari. Torniamo al lodge in tempo per assistere ad uno splendido tramonto, uno di quelli che solo l'Africa sa regalare. Di buon'ora si riparte per raggiungere il Lago Rosa, molto suggestivo per via della sua colorazione. L'effetto è dato dalla presenza di una particolare alga la cui pigmentazione è rossa, ma il lago è famoso anche perché è proprio qui che arrivava al traguardo la leggendaria corsa Parigi-Dakar. Sulle sponde uomini e donne lavorano incessantemente alla raccolta del sale. A bordo di camion 4x4 ci avventuriamo tra le dune del deserto che confinano con l'Oceano Atlantico.
Un senso di libertà ci assale e non c'è cosa più bella che correre per chilometri e chilometri sulla spiaggia candida. Di ritorno passiamo per il villaggio Pell, abitato da pastori seminomadi che oramai vivono tra il deserto e il mare. Ovviamente anche qui ci accolgono i bambini. Lasciato il deserto alle spalle, ci dirigiamo verso Dakar, dove prendiamo un battello che ci porta fino all'isola di Gorée, a soli 3 km dalla costa. Gorée è stata proclamata patrimonio dell'umanità nel 78. Sull'isola si trova la Maison des Esclaves, la casa degli schiavi, che dal 1444 al 1848 ha visto transitare milioni di africani. Uomini, donne e bambini strappati alla loro terra d'origine per essere deportati, fatti schiavi nelle Americhe. Una delle pagine più tristi della storia dell'umanità che ancora oggi fa male. Venivano imprigionati per molto tempo in celle anguste, fredde e buie, poi legati a due per volta con catene e una palla di 12 kg al piede, fatti salire sulle navi dalla porta del non ritorno. Cella per gli uomini. Osservate la dimensione, fanno 2,60 m, mettevano 15 a 20 schiavi gli uomini. Sull'isola è presente la statua in memoria dei tanti africani resi schiavi dalla follia dell'uomo. Oggi l'isola è soprattutto turistica, si gira a piedi e ci sono hotel e ristorantini, oltre ai soliti bazar dove farsi travolgere dalla popolazione e dalla frenesia dello shopping. Si ritorna a Dakar per riprendere il viaggio on the road. Prossima tappa, Sali, stazione balneare della Petit Côte, ricca di resort e villaggi provvisti di tutto dove trascorrere le vacanze balneari. La struttura che ci ospita ha organizzato uno spettacolo tipico per farci immergere, se fosse possibile, ancora di più nella cultura senegalese. L'indomani una lunga giornata ci attende. Prima tappa la riserva di Bandia, creata nel 1986 per la rigenerazione della flora e della fauna che nei secoli ha subito tanti danni a causa del bracconaggio. Qui tanti gli animali ad attenderci, dai bufali di savana alle zebre, giraffe e addirittura rinoceronti bianchi e coccodrilli. Ovviamente, essendo una piccola riserva, sono assenti i grandi predatori, ma l'esperienza di incontri ravvicinati con gli animali è sempre molto emozionante. Il viaggio continua, direzione sud. Prossima tappa, Joal Fadiou. Joal è stato anche il paese natale dell'amato presidente Leopold Sédar Senghor. E noi siamo diretti all'isola di Fadiou, collegata con la terraferma da un ponte in legno lungo 400 metri. Anche qui non circolano auto e la popolazione è molto cortese e ospitale. Tutti salutano e ci indicano la strada per raggiungere il cimitero. Sì, è strano, ma siamo arrivati fin qui per visitare un cimitero. Ma non un cimitero qualunque, ma uno molto particolare.
Infatti si trova su un'isoletta fatta tutta di conchiglie, perché le donne che qui essiccano i molluschi, continuando negli anni a riporre le conchiglie sempre nello stesso luogo, hanno formato un'isola che con l'andare del tempo è diventata il loro cimitero. Ma oltre a questo, il luogo è importante perché qui si trovano tombe cristiane e musulmane insieme, un elemento che ancora di più ci fa capire lo spirito del popolo senegalese. Un popolo aperto e tollerante. Da lontano scorgiamo un'altra isoletta che raggiungiamo su una stretta piroga. Qui ci sono delle capanne in legno e paglia dove si mettono le messi ad essiccare. Ci spostiamo dalla costa diretti al centro del Senegal. A 190 km da Dakar si trova la città santa di Touba. Qui vige ancora la legge del califfo ed è infatti vietato fumare, bere. Le donne devono essere coperte con il velo. Dinanzi a noi, maestosa, si erge la grande moschea, la più grande dell'Africa nera. La costruzione di questo importante monumento è durata 32 anni, anche se non è conclusa del tutto, in quanto ci sono sempre lavori per abbellirla. Dopo la visita alla moschea raggiungiamo Fungiune, dove attraversiamo il fiume Saloum. In effetti si tratta di un braccio di mare. Lo attraversiamo su una chiatta che non porta più di 7-8 auto e un camion. Il tratto è breve, circa mezz'ora di navigazione, ma ci fa risparmiare ben 180 km. La nostra ultima tappa di oggi è Touba Kouta. Siamo diretti nel Parco Nazionale del Delta del fiume Saloum. Ci troviamo al confine con il Gambia e qui la vegetazione è molto diversa. Ci siamo lasciati alle spalle le zone aride per addentrarci in quelle più verdi e rigogliose del sud. Giungiamo in tempo nel resort per assistere ad un tramonto mozzafiato tra baobab e mangrovie. Il tramonto perfetto, quello che ti fa esclamare «Africa!». Lo stesso tramonto che ha incantato poeti e scrittori di tutto il mondo. L'indomani mattina il resort si presenta in tutto il suo splendore, completamente immerso nella vegetazione con baobab giganteschi che circondano la piscina dove alcuni ne approfittano per prendere un po' di tintarella. Ma noi non siamo venuti fin qui per il sole e quindi ci lanciamo alla scoperta del villaggio dei pescatori dove decine di bambini al nostro arrivo seguono correndo il pick-up e il camion. Bambini che ci hanno accompagnato per tutta la visita al villaggio e che si sono cimentati anche nella lotta, che è lo sport nazionale qui in Senegal. Nel pomeriggio siamo in visita con le piroghe alla riserva classificata Patrimonio Mondiale della Biosfera del Delta del Saloum. Ci facciamo strada tra le mangrovie. Il lento scorrere del fiume ci invita alla contemplazione e alla pace. Scendiamo sull'isola delle conchiglie e dall'alto osserviamo l'immensità della riserva, regno incontrastato di uccelli di ogni genere. Thank you.
nasce un nuovo giorno e la nostra avventura continua. Con un volo interno raggiungiamo la regione più meridionale del Senegal. Siamo diretti alla Casamance. Dall'aereo lo spettacolo è fantastico. Solo natura incontrastata. Si riesce a distinguere la foresta dai vari fiumi che la attraversano. La Casamance, con il suo spirito animista, riesce a rapire il cuore del viaggiatore. Percorrendo le sue strade ci rendiamo conto che questa è la vera Africa, con le sue case a impluvio, costruzioni uniche e adatte per la raccolta d'acqua piovana. Alcune risalgono addirittura al 1700. E di solito qua si raccoglieva l'acqua che usiamo dentro la casa e da fuori non si poteva aprire le porte. Qui nei villaggi troneggia l'albero sacro Fromage, sotto il quale si radunano i saggi, che sono le persone più anziane del villaggio, ma è anche il luogo dove si invocano gli spiriti e lo stregone del villaggio fa le santerie. Con una jeep 4x4 raggiungiamo il villaggio di Sangawat, trasformato in villaggio museo, dove il santone ci ha spiegato come si svolge la vita e i riti della società di Ola. Subito dopo visitiamo l'Eco Park, un parco dove sono presenti molte specie di piante dalle quali si ricavano anche le medicine naturali. Qui abbiamo l'albero di palma e lì si fa l'estrazione del vino di palma. Ma la fame si fa sentire e quindi raggiungiamo Chakwane, dove pranziamo con il tipico piatto senegalese, il tibudien, e le ostriche in riva al mare. Intanto nel villaggio si è sparsa la voce che ci sono gli stranieri e quindi in tanti si radunano per omaggiarci con una danza di benvenuto tipica. È sempre bello assistere a questi canti e balli che rispecchiano la cultura di un popolo. Ci spostiamo a Cap Skirring, il lembo più meridionale del Senegal. Una lunga striscia di terra stretta tra la foresta pluviale della Guinea, le acque dell'oceano e le caldissime savane dell'entroterra. Un cocktail di straordinaria bellezza. Le sue spiagge larghe non hanno nulla da invidiare a quelle caraibiche con le palme alte e la sabbia dorata. Qui tanti sono i resort di alta fascia che sono pronti ad accogliere i turisti. Arriviamo nell'hotel che ci ospiterà, dove un gruppo di donne della zona danza al ritmo frenetico dei tamburi e bonghi, che qui si chiama djembe. Dopo questo fantastico spettacolo e la relativa cena, subito a letto. Domani ci aspetta una giornata intensa. Questa volta si parte in piroga. Le piroghe sono le imbarcazioni nazionali, tutte belle e con colori sgargianti. Sarà una giornata dedicata alla visita delle varie isolette che circondano Cap Skirring. Prima tappa l'isola di Egi, chiamata anche l'isola dei Santoni. Le donne sono già all'opera a sgusciare i molluschi da mettere ad essiccare. L'isoletta è veramente piccola. La lasciamo per raggiungere l'isola dei pescatori Elenchi. Arrivando si sente forte l'odore del pesce lasciato ad essiccare al sole. Ci spiegano che qui i pescatori riescono a stare in alto mare anche per 15 giorni e conservano il pesce in grossi contenitori pieni di ghiaccio. Rimaniamo esterrefatti alla vista del luogo dove fanno essiccare il pesce. Tantissime donne lo sistemano in maniera ordinata su bacchette in legno e lo girano per fare in modo che il sole cocente lo essicchi correttamente. Siamo di nuovo in piroga e percorriamo i canali ricchi di mangrovie per arrivare a Caraban, dove ci fermiamo per il pranzo.
l'isola era anche prigione per gli schiavi che venivano catturati e mandati nelle Americhe. Oggi le sue spiagge candide sono un luogo perfetto per chi vuole rilassarsi. Il nostro viaggio in Senegal ormai volge al termine. Di questa terra porteremo nei nostri cuori i ricordi indelebili dei colori, dei sapori, della natura, dei maestosi paesaggi, gli sguardi e gli occhi profondi dei bambini e la calorosa accoglienza del popolo, che si può riassumere nel classico saluto tipico senegalese. Teranga! Arrivederci alla prossima avventura. Teranga Senegal! Teranga Senegal! Teranga! Teranga Senegal! Teranga! 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 Teranga Senegal! Teranga Senegal! Bienvenue au Sénégal.